Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi è una data importantissima, già perché oggi è il 29 marzo 2017, ovvero la data di lancio del nuovo Samsung Galaxy S8 che ho qui tra le mie mani esattamente nella versione Plus. Eccolo qui! Vi piace? È fighissimo! A me piace tantissimo questa nuova aspect ratio del display. Del display. Scusate, ma sono stata tutto il giorno in Samsung a provare questo coso e adesso voglio farvelo vedere più da vicino, spiegandovi le sue caratteristiche, spiegandovi come funziona Bixby, ma soprattutto facendo un piccolo confronto con suo fratello minore, Galaxy S7 Edge. Andiamo! Eccolo qui, Galaxy S8 Plus. Innanzitutto andiamo ad esplorarne velocissimamente il contenuto della scatola. Ho già tolto il cavo USB Type-C per la ricarica perché l'ho ricaricato. Abbiamo il pirulino per togliere le SIM, caricabatterie per il fast charging. Poi abbiamo qua l'altro cosino. Aiuto! Questo è super importantissimo perché vi dà la possibilità di trasferire tutto quello che avevate sul vostro vecchio Galaxy, per esempio, non so, S7 o S6, e di replicarlo perfettamente in modo da poter trasferire i dati senza perdere niente, ma proprio tutte le impostazioni, comprese password e tutto il resto. La cosa più importante che è contenuta qui dentro e che ce l'hanno venduta come una figata, non le ho ancora provate ovviamente perché sono appena tornata a casa, sono gli auricolari creati in collaborazione con AKG. Passiamo però al telefono, che è la cosa più via tutto. Eccolo qui, Galaxy S8 Plus in tutto il suo splendore. Scusate il riflesso, è davvero bellissimo. Vedendolo spento abbiamo innanzitutto questo always on display e, come dicevo, vedendolo spento sembra essere un pezzo unico, il display si integra perfettamente con il corpo. Innanzitutto proviamo ad accenderlo, vedrete subito come cambiano le proporzioni dello schermo. Un attimo solo che lo sblocco. Vi metto di fianco anche Galaxy S7 Edge classico. Guardate la differenza dello schermo, come si allunga tantissimo la proporzione. Qua abbiamo 16 noni, invece la nuova proporzione è un 18,5 noni, quindi quasi 19 noni. La versione Plus ha un display da 6,2 pollici, invece la versione S8 normale con un display da 5,8 pollici. Super AMOLED, risoluzione QHD+. Come potete vedere è un dual edge display e i bordi arrivano quasi fino alla fine della scocca. È veramente bellissimo. I bordi arrotondati poi sono spettacolari. Per quanto riguarda i tasti, invece abbiamo l'aggiunta di un nuovo tasto che non c'è mai stato fino ad ora, che è il tasto adibito all'attivazione di Bixby, che è questo qui. Infatti sulla destra troviamo l'accensione e spegnimento dello schermo, accensione e spegnimento del device, sulla parte sinistra bilanciere del volume e in basso abbiamo il tasto di Bixby, come dicevo prima. Una volta che lo attivo si apre Bixby Home, che è diciamo il servizio che assomiglia tantissimo a Google Now, anzi è quasi uguale a Google Now. In teoria queste news, in base all'utilizzo che farete voi dei siti che visiterete, lui sceglierà delle news da proporvi. Insomma, se vedete solo siti di tecnologia, politica, che ne so, robe così, lui vi proporrà quello che guardate di più. Non l'ho ancora impostato del tutto. Abbiamo il riconoscimento dell'iride per sbloccare lo smartphone. Vediamo se riesco a farvelo vedere avvicinandomi così. Ciao! Ecco, si è sbloccato, ha visto i miei bellissimi occhi e si è sbloccato. Il riconoscimento dell'iride per adesso è uno dei sistemi più sicuri. Come potete vedere scompare il tasto home, ricordate che nel vecchio c'era un tasto home gigante con lettore dell'impronta. Per poter ampliare così tanto lo schermo si è dovuto togliere il tasto home e sostituire con un tasto home virtuale. Quando lo toccate il tasto home virtuale vibra come se fosse una specie di 3D Touch di Apple, assomiglia tantissimo. Altra cosa buona di questi nuovi tre tasti, che sono tutti virtuali, è che non si attiveranno mentre guardate per esempio un video su YouTube. Quando io guardavo un video con il Galaxy S7, se avevo il cellulare in questa maniera in mano,
stavo guardando un video, magari prendevo dentro questa cosa qua, questo è il tasto indietro e mi tornava indietro col video e io mi arrabbiavo sempre tantissimo. Questo adesso non dovrebbe più accadere. Già che ci sono, vi parlo anche della fotocamera frontale, prima di passare alla parte posteriore, per dirvi che la fotocamera è da 8 megapixel con apertura f1.7 e autofocus. Adesso, facendo questo swipe così, si passa alla fotocamera posteriore. Sulla parte posteriore troviamo fotocamera da 12 megapixel dual pixel, il sensore dell'impronta digitale che vi dico per quale, vi spiego poi per quale motivo è scomodissimo, e il flash LED con il sensore per il battito cardiaco. Come potete notare, la fotocamera è totalmente inclusa nel corpo, vedete, non c'è nessun tipo di scalino. Era già stato ridotto con Galaxy S7, ma continuava a rimanere un po' di gradinino qua, vedete? Invece con S8 è stato totalmente eliminato. Non ho invece eliminato le impronte perché ci tenevo a farvi vedere come il colore nero sia un ricettacolo di impronte, sembra veramente sporco e questa cosa mi rattrista tantissimo, stavo provando a pulirlo, ma secondo me il trattamento oleofobico non è riuscito benissimo. Vi dicevo della scomodità dell'impronta digitale per un semplice motivo: io tengo il telefono in questa posizione in modo da averlo in questa parte del palmo. Se allungo il dito dietro, dove? Arrivo qua e sono molto molto lontana dal lettore di impronte. Questo significa che non utilizzerò proprio mai, ma proprio mai il lettore di impronte sulla parte posteriore, però abbiamo già il riconoscimento dell'iride ma anche il riconoscimento facciale, quindi penso che questo basti per la sicurezza. Passo ora a farvi vedere un'altra funzione di Bixby che è situata all'interno della fotocamera. Lo vedete questo tastino che sembra un occhiolino che gira? Ok, una volta che lo avete attivato, ovviamente dovete avere la connessione internet attiva, potete iniziare ad usare Bixby. Vediamo un po' che cosa fa Bixby. Shopping. Mi propone subito dei prodotti su Amazon che lui individua, in effetti ha individuato, giusto? Ho provato a casa di madre a fare la stessa identica cosa, vi ho fatto uno screenshot perché non ho quei biscotti, biscotti Mulino Bianco, una volta che li ho fotografati me li ha trovati subito su Amazon con il prezzo e tutte le informazioni. Per adesso come shop integrato abbiamo Amazon, poi ce ne saranno anche altri. Bixby però non vi fa solo fare shopping, dovrebbe anche riuscire a tradurre. Vediamo se il mio libro di grammatica giapponese può essere di suo gradimento. Ecco, no, mi ha addirittura trovato il libro di grammatica, 50, dai 50 ai 100 euro questo libro di grammatica, ma chi, siamo pazzi? No, io volevo in realtà la traduzione. In teoria, se c'è un testo, lui dovrebbe proporre la traduzione. Secondo me è troppo piccolo per i suoi standard. Per quanto riguarda invece la parte di riconoscimento vocale e di istruzioni vocali, Bixby non è ancora stato attivato in italiano perché è presente solo in coreano, inglese e in spagnolo. Mi sono dimenticata di raccontarvi due cose velocissime sulle caratteristiche tecniche. Abbiamo 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile attraverso micro SD fino a 256 giga, c'è sia lo slot per la, ovviamente per una SIM, che per la SD. Ci starebbe anche un'altra SIM, però nel mercato europeo non è supportata la versione dual SIM, purtroppo. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, poi la chiudo qui perché devo studiarmela un po' più a fondo, è la... oh ciao, c'è un Andrea Galeazzi. È l'ottimizzazione dei video. Entriamo per esempio in un video a caso, quello di Legoland. Come potete vedere, il mio video è in 16 noni. Ovviamente avremo queste bande nere sulla destra e sulla sinistra che danno un po' fastidio, ma volendo esiste un'opzione di ottimizzazione. Vedete questo tastino
qua, se clicco questo tastino sulla destra, quindi faccio tap, vedete come aumenta la superficie del video. Avrete praticamente, è stranissima la sensazione, perché avrete solo questi, vedrete solo questi bordi, non viene modificata la ratio del video, ma semplicemente viene tagliata una parte sopra e una parte sotto. Vedete com'era la frase? Di conseguenza vedete subito com'è il taglio, però poco male, perché la sensazione è davvero bellissima. Ho detto che vi facevo vedere l'ultima cosa, scherzavo, vi faccio vedere delle app non ottimizzate come Super Mario Run. Vedete, abbiamo di nuovo questi bordi neri, quindi penso che inizieranno gli sviluppatori di terze parti ad adattare i propri lavori per questo tipo di display, però per ora tutto ciò che non è ottimizzato avrà banda nera sopra e sotto, però vabbè, poco male. Direi che questo video termina qui. Oltre a vedere come scatta le foto, come si comporta, bisognerà capire qualcosa in più sulla batteria, che è da 3000 mAh sull'S8 e da 3500 mAh su questo S8 Plus. Mi raccomando, tante iscrizioni al canale, tanti like, tante cose. Qualsiasi domanda abbiate su questo device fatemela pure, perché nel frattempo io me lo sto studiando. E tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!